fanno la prima puntata degli antichi sapori regionali. Abbiamo con noi un signore che nel 2005 ha vinto il titolo Miglior Pizza Napoletana. Un signore che risponde al nome di Umberto Fornito. In quell'occasione Umberto Fornito fu premiato dall'allora Miss Italia in carica, Cristina Chiabotto. Una bella esperienza per te, Umberto, un riconoscimento che dà lustro a te, ma direi all'Italia, all'intera nazione. Beh, diciamo che a parte l'incoronamento della Miss Italia della Chiabotti, anche per precisare, sono stato con Maria Cucinotti in Grecia, a Salonicco, quindi ho diciamo il piacere e l'onore di essere stato vicino a queste donne che faranno un po' invidia a tutto il mondo. Sicuramente sì. Poi in questi giorni sei anche protagonista al Vulcano Buono per il Pizza Festival. Come sta andando questa manifestazione che sappiamo annoverare personaggi di grandissima importanza, non solo napoletani, abbiamo visto anche parecchi giapponesi, gente comunque da tutto il mondo? Beh, ieri sera è finito il 10° trofeo campionato mondiale del pizzaiolo Caputo, che appunto si è svolto al centro commerciale il Vulcano Buono, e sono terminate le gare ieri. Devo dire la verità, perché io stavo lì diciamo facendo parte dell'organizzazione, non della giuria, ho visto una grande professionalità dei pizzaioli. Grazie Umberto, passiamo subito a presentare l'altro grande ospite di questa prima puntata. Lui è una firma prestigiosa del Roma e non solo, è anche il responsabile per la campagna della rivista La Madia Travel Food. Pensate, l'unica rivista napoletana e italiana in generale ad essere distribuita anche in Gran Bretagna. Signore e signori, Giuseppe Di Girolamo. Dottor Di Girolamo, innanzitutto è un grande onore per noi averla come ospite, e soprattutto anche perché ha sposato il progetto. La ringraziamo veramente tanto. Questa trasmissione parla della pizza e dell'enogastronomia in generale. Una sua opinione in merito, quanto è importante anche per la nostra città parlare di vanti che possano rappresentare Napoli e l'Italia nel mondo? Parlando di Napoli, delle qualità di Napoli, noi dobbiamo citare per esempio su questa rivista proprio. Che inquadriamo, preghiamo la regia di inquadrare la rivista. Si parla di Luca Gardini. Luca Gardini è il campione del mondo dei sommelier, e il campione del mondo dei sommelier lavora dal ristorante Cracco a Milano, che è il primo ristorante in Italia, l'unico ristorante ad aver avuto per primo le 2 stelle Michelin. In questo ristorante lavora un giovane maître napoletano, un giovane della Mira, Felice Ragosta, che dalla scuola napoletana dei maître della Mira, dell'Associazione Maître Italiani Ristoranti e Alberghi, si è portato a Milano ed ha avuto gli apprezzamenti tanto da entrare nel ristorante Cracco. Quindi ecco l'espansione della capacità professionale dei giovani napoletani, ecco l'espansione quindi delle idee napoletane, perché logicamente un giovane che va lì porta anche le idee napoletane e della gastronomia napoletana. Ecco che noi praticamente portiamo anche lì la pizza, portiamo anche come abbiamo fatto con altri, a noi abbiamo avuto un campano che era di origini di campane di, mi sembra della zona di Vesuviana, Antonio Primicelli. Antonio Primicelli è stato il primo pizzaiolo che ha portato avanti un'associazione della pizza a Milano.